ricordare e festeggiare 200 anni della Rivoluzione francese, incaricò la Sorbona attraverso finanziamenti pubblici di fare gli studi molto approfonditi sull'altra parte della Rivoluzione. Questo è un film trovato su YouTube che io sono riuscito a prendere a pezzettini, che in Francia lo hanno riprodotto, in Italia non può essere tradotto, quindi non è stato pubblicato. Quindi per far capire che in Francia non hanno paura di parlare della storia di 200 anni fa, qua anche degli altri fa paura. Questo è quello che è successo in Francia. Che cosa è successo? Che la cosa più importante era per loro, poi, cioè le vittime privilegiate dai giacobini erano i prelati, i preti, perché il grande scopo della Rivoluzione francese alla fine era a prendere il potere assoluto dei giacobini, della borghesia nascente, e bisognava tagliare le teste non soltanto dei re sovrani cattolici, ma anche farla finita con la chiesa di Roma. Quindi per loro era importante poter liberarsi dalla chiesa di Roma, quindi questo è il vero concetto di libertà. Alcuni di questi preti prelati fuggirono alla Riviera e in Italia, e quindi qui che cosa successe? Che venivano a raccontare quello che stava accadendo, quello che era accaduto qualche anno prima in Francia della Vandea, e quindi molte delle popolazioni italiane già nel 1796 a nord Italia erano preparati a questo. Però nonostante ciò successe questa cosa qui, un minuto, calcolate che poi il direttorio, cioè la Repubblica Francese, dopo 10 anni senza far pagare tasse, avevano le casse esauste, avevano bisogno di arricchirsi, di recuperare i soldi perduti, e quindi dove andavano a saccheggiare? L'Italia, che da Bolzano a Canicattì era piena di oro e di tesori. Infatti chi va al Louvre si accorge che tutto quello che c'è lì è quello che è stato qui saccheggiato, e questo qui non se ne parla. Ecco cosa fecero le nostre chiese.